Buongiorno, sono Loris Principalle, responsabile commerciale della linea Comtech per conto di CGT S.p.A. Oggi andremo a vedere nel dettaglio le caratteristiche tecniche del Comtech Crambo 5002 Direct, un biotrituratore birotore a rotazione lenta. Attraverso i due ampi portoni abbiamo un comodo accesso al motore e agli organi di trasmissione della potenza. La macchina è azionata da un motore CAT C13 con circa 450 cavalli. Mediante due cinghie vengono azionati i gearbox che trasmettono il moto ai rotori. Per l'accesso alla manutenzione, la macchina è munita di una pratica pedana estraibile grazie a cui posso accedere al motore in massima sicurezza. Grazie alla pedana estraibile possiamo raggiungere così tutti i punti per la manutenzione. In questo lato abbiamo un rapido accesso al radiatore, al gruppo elettrovalvole e al secondo gearbox. Sulla parte posteriore è presente un secondo radiatore che raffredda esclusivamente l'impianto idraulico. Entrambi i radiatori sono muniti di ventola ad inversione automatica per la pulizia. Attraverso un piccolo display posizionato sul lato posteriore della macchina posso comandare le sponde e il nastro posteriore di scarico. Posso comandare il nastro posteriore, la sponda posteriore della tramoggia e semplicemente cambiando schermata posso andare a comandare le sponde laterali idrauliche o, se presente, il separatore magnetico. Grazie alla scala posizionata posteriormente ho un rapido e comodo accesso alla tramoggia sia per controlli che per manutenzione. La tramoggia di carico è munita di 4 sponde idrauliche, due delle quali comandabili tramite radiocomando. Questo per agevolare il caricamento del materiale all'interno dei rotori controrotanti. Ma passiamo ora al cuore della macchina. Ora, dal display di comando, procediamo ad accendere il motore e ad aprire la griglia. Dal display, una volta acceso il motore, posso passare in modalità manutenzione. Questo mi dà accesso a comandare tutte le parti idrauliche della macchina, tra cui l'apertura e l'estrazione idraulica della griglia. Grazie all'apertura idraulica laterale ho un rapido accesso alla griglia di post triturazione. Questa griglia è intercambiabile nel giro di 20 minuti con un muletto. Al centro della griglia troviamo una controlama centrale con dei listelli utilizzati per omogenizzare la pezzatura del materiale triturato. Il Crambo è dotato di un radiocomando da cui posso eseguire i principali comandi della macchina, come l'attivazione dei rotori, la movimentazione delle sponde idrauliche e l'inclinazione del nastro posteriore. Il Crambo può essere fornito su un rimorchio 3 assi con sospensioni pneumatiche e avanzamento idraulico, oppure su carro cingolato o ancora su un dispositivo scarrabile. Il Crambo è una macchina versatile, adatta a diversi tipi di applicazione ed è disponibile per i clienti con diverse motorizzazioni.